la legge, non potremmo sapere. Buongiorno. Buongiorno e benvenuti. Benvenuti a questa puntata, possiamo dire, speciale di Ho ragione avvocato. E benvenuto anche al nostro, ospite. Grandissimo ospite. Siamo veramente lieti di avere con noi il professor Davide Mangi. Grazie. Ci sarebbe bisogno di alcuna presentazione perché è un volto molto noto a Novara, però insomma abbiamo tracciato. Beh, grazie anche a lui che ci ha fornito alcuni dati. Professor Davide Mangi, professore di economia aziendale alla Università del Piemonte Orientale, già professore all'Università Bocconi e, una cosa anche molto interessante, professore di scienze sociali all'Università Gregoriana in Roma. E poi ha fatto pubblicato diversi autore di diverse pubblicazioni in materia economica e sociale. Teniamo bene a mente questi due aggettivi. Sia a carattere divulgativo, se no. Sia in carattere accademico, sia in un carattere pochino più divulgativo. È componente della commissione esperti dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Dottore commercialista, revisore legale. Svolge attività professionali in aziende private, pubbliche e non profit. Questo non profit lo sottolineeremo da rimarcare. Più tardi. In particolare in questo ambito riveste il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di Fondazione Comunità Novarese e consigliere di amministrazione di Fondazione Cariplo. Inoltre, membro del consiglio direttivo dell'European Business Ethics Network Italia, che è un'associazione accademica europea che si propone di contribuire alla diffusione della cultura dell'etica e della responsabilità economica, sociale e ambientale nelle aziende, nell'ambito delle professioni, nel mondo accademico. Quindi un ritratto veramente più che a 360 gradi, ma che io vedo incentrarsi su due aggettivi in particolare. L'economia e quindi la situazione, direi, giuridica, ma anche una situazione che si sposa con il sociale. E questo risultato non è arrivato subito, immediatamente. Come ti sei trovato verso la promozione di questo nuovo pianeta? Perché quando ti sei laureato e hai iniziato la tua attività, questa situazione non era certo né diffusa, né conosciuta, né anche normata in maniera particolare. Beh, grazie. Innanzitutto grazie a voi e alla vostra trasmissione per avermi ospitato oggi e quindi per poter un po' parlare di questi temi che personalmente mi stanno a cuore da parecchio tempo, proprio come dicevate voi, cioè il fatto del mio interesse per l'economia e l'economia nell'ambito del cosiddetto terzo settore, del mondo non profit, nasce un po' in coincidenza con l'inizio della mia carriera accademica, perché siamo agli inizi degli anni 90 e proprio in quel periodo c'è stato in Italia un'evoluzione di ruoli da parte di diversi attori, non soltanto del terzo settore che ancora era sconosciuto, ma direi anche del ruolo della pubblica amministrazione e anche delle imprese. Quindi questi tre attori hanno capito che dovevano cambiare le loro relazioni, dovevano avvicinarsi e collaborare per creare e dare la possibilità di nuove risposte ai contesti non solo economici ma anche sociali. Perché ovviamente una buona economia si può sviluppare all'interno di un contesto di una buona società. E allora ecco che, allora appunto ero in Bocconi, era nato un primo gruppo di ricerca che si era occupato di questi temi nascenti del terzo settore, ancora non erano presenti nei libri di testo universitari. Esatto. Siamo negli anni 90. All'inizio degli anni 90 e quindi questo ha permesso di iniziare a fare le prime ricerche, le prime analisi, le prime indagini per capire un po' la grammatica di questa nuova dimensione che veniva appunto a strutturarsi e soprattutto essere capace attraverso quello che viene definito il privato sociale
di contribuire a dare risposte attraverso la collaborazione col mondo della pubblica amministrazione e con il mondo delle imprese per essere in grado di appunto affrontare i temi della società che mano a mano diventava sempre più complessa e quindi necessitava di avere risposte nuove e diverse. E questo ha permesso di creare durante gli anni 90 anche una struttura giuridica, ricordiamo la normativa sulle onlus per esempio, molto importante, che ha permesso di cambiare un po' il volto delle forme organizzative e gestionali di queste organizzazioni e quindi di entrare in questo nuovo contesto. Puoi darci una definizione sintetica di una onlus? Beh, una onlus è un'organizzazione che non ha uno scopo di lucro e che ha delle finalità soprattutto di solidarietà sociale. Questo è il punto essenziale intorno al quale si è ragionato quando è stata costituita la prima commissione che ha dovuto occuparsi di questa normativa. Io all'epoca facevo parte di una commissione del Consiglio Nazionale di Dottori Commercialisti per formulare le prime raccomandazioni anche di bilancio e contabili, che non esistevano assolutamente, per affrontare questa nuova dimensione e quindi offrire anche ai professionisti la modalità attraverso la quale rappresentare i bilanci di queste organizzazioni che appunto nascevano in quel periodo. Infatti, se non sbaglio, ho letto alcune interviste varie, poi ci siamo anche parlati in occasione appunto di questa trasmissione, molto interessante. Però parlo di un'intervista di 10 anni, una delle tante, un'intervista di 10 anni fa, tu bene o male, se non ho letto male, dicevi che c'era la necessità di trovare, c'era e c'è probabilmente, la necessità di trovare strade nuove da un concetto di welfare garantito solo dallo Stato, no? E dicevi sarebbe opportuno l'incontro del privato profit con il non profit. Mi sembra di... questo è una cosa molto interessante, tra l'altro oltre 10 anni fa era una cosa abbastanza nuova, novità. Per noi, per la gente comune almeno. Sì, è stato un po' un processo di evoluzione che può essere sintetizzato così, utilizzando due termini anglosassoni ma che normalmente vengono utilizzati. Ormai. Da quello che si chiama il welfare state, cioè lo stato del benessere, alla welfare society, cioè la società che si occupa del benessere, e tutta la società. Ovviamente nella società ci stanno tutti gli attori, cioè ci sta innanzitutto la società civile, le comunità, e poi ci sta ovviamente il sistema della pubblica amministrazione, ci sta il mondo delle imprese, perché tutti facciamo parte di una società e questa società deve contribuire tutto al benessere innanzitutto delle persone che la abitano. Questo è il punto essenziale. Infatti tu parlavi in questo interesse, scusa se ti disturbo, ti interrompo, anche di welfare comunitario, introducendo anche un concetto dell'importanza dell'esistenza di una comunità, no? Assolutamente. Dove un individuo si riconosce in una comunità. Certo, questo è molto importante, è l'aspetto più importante, perché le buone comunità poi permettono di gemmare buone relazioni e anche buoni contesti nei quali l'economia si può bene sviluppare. La mancanza di questo rende poi le comunità sterili e quindi non più generative. E la generatività sta alla base di qualunque risposta che noi possiamo oggi immaginare anche in una società complessa come quella che abbiamo di fronte. Talvolta però c'era questa idea forse che lo Stato dovesse appunto occuparsi un po' di tutto quello che è il welfare. La nuova concezione... che semi, che sviluppi ha trovato favorevoli? Chi sono le persone o le associazioni che hanno risposto maggiormente per incanalare questa trasformazione? Beh, questo innanzitutto ha richiesto di affrontare e generare nuovi modelli culturali, perché questo vuol dire avere visioni differenti di una realtà. E questi passaggi non sono passaggi immediati, richiedono del tempo, richiedono anche una diffusione della cultura, perché la cultura la si può generare ma poi bisogna diffonderla, e allora la diffusione di modalità, di visioni differenti della realtà richiedono appunto delle gestazioni,
che nel tempo hanno dato i loro risultati, perché se noi oggi guardiamo la situazione come è organizzata, i soggetti che intervengono, le organizzazioni come si sono moltiplicate in vari ambiti, nell'ambito dei servizi alla persona, nell'ambito dell'arte e della cultura, nell'ambito dell'ambiente, nella ricerca scientifica, cioè tutte dimensioni molto importanti per creare una buona comunità, una buona società, che hanno richiesto la presenza di attori informati, consapevoli, in grado di rispondere opportunamente a queste nuove necessità che mano a mano si manifestano, a seguito di una normale evoluzione della società, a seguito della globalizzazione, a seguito di fenomeni appunto che vedono società sempre più complesse ed articolate, bisogni che un tempo non esistevano e che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Ad esempio, le nuove povertà, ecco, per esempio, no? Quindi nuove forme di fenomeni che dobbiamo imparare a conoscere, ad affrontare e a rispondere. E tutto questo però richiede appunto una capacità di visione e soprattutto il fatto di essere insieme, cioè se si è isolati questi problemi diventano irrisolvibili. Soltanto attraverso la creazione di reti, di relazioni, e quindi spesso il non profit ha proprio sviluppato la logica reticolare, e nell'ambito di questa rete non ci stanno soltanto le organizzazioni del terzo settore, ma oggi sempre di più ci stanno anche le imprese. Non dobbiamo dimenticare che una dimensione oggi importante che si è sviluppata nell'ambito delle imprese è la responsabilità sociale delle imprese, cioè anche le imprese hanno una responsabilità sociale. E la pubblica amministrazione, ça va sans dire, è in nuce, no? La responsabilità. Quindi tutta questa dimensione che dimostra come esiste un denominatore comune tra le varie organizzazioni, che ciascuno nella propria specificità è avvinto, diciamo, da una rete di relazioni capaci di generare valore, e generare valore vuol dire essere in grado di creare un buon capitale sociale, cioè quel capitale sociale che alimenta una buona società, una buona comunità e quindi anche una buona economia. Ecco, tutto questo richiede che tutti partecipino a questa partita. Nessuno deve chiamarsi fuori. Abbiamo parlato del mondo imprenditoriale, del mondo sociale, non abbiamo parlato del mondo politico. Non è che vogliamo essere provocatori, ma il politico come si pone di fronte a queste realtà che sono essenziali per il nuovo vivere comune? Beh, la politica dovrebbe essere, diciamo, richiamando gli antichi della polis, la quindi politica, richiamando la buona politica, richiamando, diciamo, gli studi classici e i filosofi greci, ovviamente dovrebbe rappresentare la massima espressione di quella che è la lettura della società, delle comunità e anche la capacità di rispondere alle esigenze della comunità e della società. Certamente anche il mondo politico è coinvolto in questo processo, perché sia per le responsabilità che ha istituzionali all'interno, appunto, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, a livello locale, quindi deve saper intercettare, interloquire, anche sapere ascoltare quelle che sono le istanze che vengono rappresentate dalla comunità. Ecco, io penso proprio che l'ascolto sia un tema fondamentale. Io ricordo che la prima cosa che mi ero posto quando ho assunto la responsabilità della Fondazione Comunitaria era stata quello di dire per decidere bisogna conoscere e per conoscere bisogna sapere anche ascoltare. Che oggi non solo, non è facile, ma anche trovare persone che sappiano veramente ascoltare. Il problema è che il tempo, i tempi televisivi sono abbastanza ridotti. Staremo qui ore ad ascoltare queste interessanti. Però abbiamo una possibilità. Possiamo quella di riavere come ospite prossima. Il professor Davide Maggi per la prossima puntata di Ho ragione avvocato. Così parliamo magari nello specifico della fondazione Comunità Novarese. Volentieri. E le iniziative che... Grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima puntata di Ho ragione, avvocato. Arrivederci. Arrivederci.